sarà dedicato ai bambini, sarà dedicato alle persone anziane, alle persone che vivono con il cuore il carnevale. L'anno scorso siamo arrivati con questo messaggio che è Ti ed io, e quest'anno anche Elena farà benissimo, una persona solare, una persona strepitosa. Dicevo, sarà dedicato ai bambini, sarà dedicato agli anziani e sarà dedicato naturalmente a Vercelli. Cercheremo di entrare nelle scuole come abbiamo fatto l'anno scorso, raccontando un po' di storia di Vercelli, cercando anche di fare innamorare a chi non lo è ancora i vercellesi della loro città. Sarà bello all'insegna del carnevale, fare questo porta grande, grande emozione. Come tradizione, col 5 gennaio l'investitura della Bella Main. Ringrazio veramente di tutto cuore tutti voi che ci avete accolto durante tutto l'anno a braccia aperte. Un mio grazie va a tutti i presidenti, che vedo numerosissimi qua stasera, e tutti i loro collaboratori, bravissimi, perché i vostri lavori sono sempre meravigliosi, e anche quest'anno sarà un gran carnevale del 2011. Carissimi, questo è il mio saluto, è l'ultimo saluto che faccio. Carissimi lo dice il Papa, cioè, no. volevo. Un grazie a tutte le maschere che sono state per un anno intero fantastiche con me, in rapporti meravigliosi. Grazie a tutte le maschere. Un grazie alle mie mainette che sono state dolcissime e ancora stasera sono fantastiche. Grazie mille. E poi un grazie molto particolare a due persone che mi hanno scelto, mi hanno detto: tocca a te. Grazie al presidente Cesare Losa, grazie mille. Vorrei un applauso per queste due persone. Il primo è il presidente, che questa sera è qui con noi, e il secondo, ma non per secondo di importanza, Giulio Pretti, che mi è stato sempre molto vicino. Grazie a voi due in primis. E adesso... No, adesso arrivano i fiori. Vieni. Ne parlerei dopo, però vorrei un applauso per il personaggio che sta arrivando, segretario del Comitato Manifestazioni Vercellesi. Questa sera lui apporrà il 31esimo velo alla sua 31esima mainette. Quest'uomo è una leggenda e non so come definirlo in maniera diversa. Lui non mi sta dando la minima, io sto parlando di lui, mi sto guadagnando la paga della serata, perché veramente è la mamma del carnevale, il papà, lo zio, ed è soprattutto, è stato picciolano d'oro. Io queste cose ve le dirò anche dopo, quando ci sarà da apporre il velo sulla Main, ma io vedo che già voi con i vostri flash tributate a quest'uomo il... non piangere, no, assolutamente, va bene, ecco. Vicino a una bella ragazza così non piango, io vi traduco perché lui è senza microfono, quindi assolutamente un applauso a quest'uomo, l'uomo dei 31 veli, non viene dall'Arabia, è un arabo vercellese questo, è nostrano. Un sogno, io ho sempre definito un sogno,
adesso entrerà qui da noi. E con grande piacere, perché è una persona che stimo tantissimo, ha instaurato una fantastica amicizia. Bicciolano, Andrea Cherchi, fantastiche mainette. Volevo dire questo, volevo ringraziare tutte le persone che sono intervenute questa sera. Sì, no, taglio Cesare. Volevo ringraziare Cesare Losa, Giulio Pretti. Volevo ringraziare tutte le maschere che sono state nostre amiche in questo percorso, in questo grande carnevale. Poi volevo ringraziare tutte le persone che lavorano ai carri, che rendono grande questo carnevale, e lo vedrete, li abbiamo visti in anteprima, i carri sono favolosi, sono strepitosi. Un grande bacio, una grande dedica anche a Vittoria, che ci ha accompagnato, mia figlia Vittoria, che ci ha accompagnato in questo favoloso percorso, le mainette che ci hanno accompagnato simpaticamente e in maniera così deliziosa, così eccezionale, si è instaurato un bellissimo rapporto di amicizia. Un grande ringraziamento a Ketty, che è stata una bella maestra strepitosa, favolosa, un'amica, una compagna di viaggio insperata, veramente, grande, grande davvero. E poi voglio ringraziare anche il sindaco e tutte le autorità che sono intervenute questa sera, che ci hanno appoggiato tutto l'anno, hanno appoggiato il comitato, hanno appoggiato Bicciolano e Bella Main e tutte le maschere nella loro attività. Vi ringrazio veramente tanto, ringrazio tutti i fotografi, tutti i giornalisti che sono intervenuti questa sera. Io avrei una sorpresa per te, che perché hai dimostrato di rendere grande la città di Vercelli e rendere grande il carnevale. Grazie davvero, grazie a tutti per essere intervenuti. Stai qui, dove vai? No, perché mi hai lanciato quasi il microfono. Dunque, adesso ho perso completamente a Vittoria, grazie mille. E ora proseguiamo con parte clou della serata. Quindi fotografi, fate largo le maschere! Abbiamo cambiato genere da Piazza Cavour.
Mario di Santa Gabio e baronessa Paola Carrigi. Benissimo, chiamerei, cos'è quello? Fammi, aspetta che leggo. Bella Main 2011, sarai sempre nel... Con grande piacere anche. Manca la persona clou di questa sera. Stanno parlottando là in fondo. Presidente Cesare Losa, Elena Reis, Bella Main. Adesso un attimo che lasciamo ai fotografi l'arduo compito di fare il loro lavoro, poi quando poi non è un attimo di buco, è che un attimino che dobbiamo permettere a loro di fare il miliardo di foto che immortalerà questo momento, il momento dell'investitura, che non è ancora avvenuto questo momento, perché manca la parte, diciamo così, più importante, perché voi sapete che una Bella Main non è una Bella Main se non ha il velo. Adesso io non vedo fin laggiù, non vedo, c'è, grazie, sto sulla fiducia. Allora, come dicevo prima, è l'uomo dei 31 veli, non arriva, parlando di veli dall'Arabia, è un arabo vercellese, segretario del comitato manifestazioni vercellesi, nonché bicciolano d'oro. Ha messo il velo a 31 Main, quella di questa sera infatti, come ho detto prima, è la 31esima, è un personaggio insostituibile, è un grande uomo non per la statura ma per quello che lui porta dentro, per quello che trasmette agli altri, per il lavoro che fa. Allora signori, con il velo per la sua 31esima Bella Main, arriva dal fondo della sala quasi correndo, o forse no, adesso lo vedremo, Giulio Pretti.
bellissimo, sei bellissimo. Ma ho perso il presidente, dov'è il presidente? Come si vede? Ah, va bene, certo, no, il presidente parla per ultimo, parla per ultimo. Allora io direi a questo punto di passare il microfono al sindaco della città di Vercelli, avvocato Andrea Corsaro. Velocissimo, viva il carnevale, viva questa splendida bella Main, il Bicciolano, un grande Bicciolano, alle maschere, al comitato, al Cesare, al Giulio. Io credo che la più bella cosa sia vedere che questa sera siamo tantissimi, quindi uno spirito meraviglioso, un carnevale 2011 sempre più bello, sempre più impegnativo, ma di grande amore verso gli altri, quindi la solidarietà del carnevale di Vercelli, la sua tradizione e due splendide maschere, meravigliose. Fate come avete fatto fino adesso, coinvolgete tutti e sarà un carnevale spettacolare. Auguri, auguri veramente. Allora passiamo, vado sulla destra da questa parte, dovete avvicinarvi a me però perché abbiamo il filo corto. Gianni Marino. Velocemente, ecco, mi metto in mezzo, non in mezzo. Velocemente porto un saluto del Consiglio Comunale. Tu hai una fortuna e avete una fortuna che ci sono sempre belle maglie splendide, quindi continua e andiamo avanti così. Auguroni. Avvicinatevi a me, anche se non sono la parte migliore della serata. Ercole, Ercole vieni. Non dirmi mai niente. Io guarda, quando vedo l'identità dei rioni esprimersi così, non posso che provare un piacere immenso. C'è la bellezza della bella Main, le maiotte a cui ero vicino adesso ho detto la torinese, scusate, le mainette, ecco, sono stupende. Poi vedo il mio amico Gianni Marino qui, penso al Canada, meno male che ce l'ha la Linda che ha tirato su il Canada moltissimo, quindi io sono del cervetto, lo devo dire, perché nasco, mi formo lì, quindi, però... E l'unica parola che voglio dire a tutti voi è quello che il Bicciolano da giorni ci sta dicendo a tutti: voglia, voglia, voglia di carnevale per tutti. Allora Fabrizio, mi hanno detto che è arrivato Fabrizio Finocchi, vieni l'amico, l'amico. La città ha bisogno di un sorriso e di persone come voi sicuramente, che, e soprattutto io faccio un ringraziamento a tutte le maschere, perché dovete fare un carnevale con un grande sorriso perché la gente ha bisogno. Un applauso per tutte le maschere di tutti i rioni. Grazie Tony, vorrei adesso qui con noi l'uomo che è l'emblema del carnevale di Vercelli, come dico sempre io, ma ormai sono anni che lo dico, che il carnevale prima è nato qua e poi a Rio de Janeiro, l'ha inventato lui il samba, è lui che è il capo di tutte le scuole di samba di tutto il mondo, il presidente del comitato manifestazioni vercellesi, viene, e tu in questo momento sei la massima autorità, anche se io... Siete contenti di essere qua con noi? Anche noi siamo contenti di essere con voi. Grazie e buon carnevale a tutti. Cioè, sempre un discorso mirato, un discorso esageratamente lungo. Questi sono fischi di approvazione, eh. E adesso avete sentito parlare. Grazie. Grazie. Ho degli attacchi di ridarola. Allora, sto vivendo una favola, sto vivendo una situazione che sfiora la magia veramente. Io non mi sono preparata a nessun tipo di discorso perché ho detto voglio venire qua e parlare come mi viene, in modo istintivo come sono capace io. Io voglio ringraziare veramente tutti quelli che hanno organizzato questa magnifica serata che è scintillante veramente. E le maschere, siete bellissimi, siete meravigliosi, vorrei vedervi tutti in faccia uno a uno veramente e dirvelo. E volevo ringraziare il sindaco Andrea Corsaro, l'assessore Carolina Piccioni che è una persona splendida, veramente. E il comitato e il mio compagno, sì, urlo, il Giulio Pretti, il Tony Bisceglia, la Santina che
siete veramente tantissimo vicini a me. Andrea, il mio compagno d'avventure, la piccola Vittoria che stasera ho conosciuto, questo bel mazzo di fiori, e poi la mia famiglia che è lì, il mio amore Davide, la mia mamma bellissima, e poi per ultimo, ma non perché meno importante, anzi per me è importantissimo, il Cesare Losa, che è una persona che mi emoziona veramente tanto tanto, vi voglio tanto bene. Io vi lascio, sono contenta di essere qua e sono molto molto emozionata. Grazie, un allegro carnevale a tutti, ciao! Ecco. Allora un attimo che qui stanno parlando come di sottecchi, si dice così. Ecco un attimo solo. Parte mia, del cestino della Bella Main. Allora, vi traduco quello che sta succedendo, ve lo racconto. La Bella Main 2011 ha regalato il cestino alla piccola Vittoria, un cestino con le caramelle, con i biscocchi, perché voi da lì non l'avete visto, non avete sentito Elena perché non aveva il microfono, quindi è registrata di quanto è successo, ecco. Sì, questo però, allora il cestino della Befana, poi vi dico anche quello che ha detto il sindaco, che è una raccomandazione, e ha detto non mangiarle tutti insieme. Io credo che col buchi che gliela darera, non sarà lei a mangiarli tutti insieme, Andrea, ma se finisce nelle mani sbagliate questo cestino, stai attenta, Vittoria, a che qualcuno non ti mangi le caramelle. No, ma non volevo. Allora, signori, io concederei i nostri ospiti, concederei i nostri amici politici che ci hanno onorato con la loro presenza. Un grazie al sindaco, grazie Gianni, grazie Ercole. Vediamo di non dimenticarci nessuno, Tony, grazie Andrea, grazie a te, grazie della vostra presenza. Un saluto, poi rivedremo ancora nella... La presentazione con la consegna chiavi, quindi mascherine, cominciamo già domani. Domani pomeriggio alle 17 a Stroppiano. E ora... Lascia. Scarpe da ballo. Lascia. Sì.